Ed eccoci qui, prontissimi anche oggi con una nuova ricetta, oggi però all'insegna della leggerezza, curata sempre dal nostro chef Tiziano Paolini. Sì, allora oggi parliamo di una zuppetta cruda di mare. Wow! Per gli amanti del crudo. Io non amavo il crudo, devo essere sincera, a me non piaceva. Poi da quando ho iniziato a fare questa trasmissione ho capito quale grande sbaglio facevo, perché devo dire, soprattutto il pesce crudo è veramente, veramente buonissimo. Beh sì, comunque se si ama il pesce e si vuole sentire il sapore al 100%, il pesce bisogna mangiarlo crudo. E poi, con attenzione ovviamente. Certo. Noi lo diciamo sempre, il pesce per essere mangiato crudo deve essere rigorosamente abbattuto, certo. Ma volevo dire una cosa che secondo me è importante, educare il palato. Sì. Io devo dire che i miei figli, ad esempio, hanno iniziato a mangiare pesce crudo da bambini, quindi piccoli. Bene. Io non l'ho mai mangiato perché mia madre non lo mangiava, non lo mangia tuttora, mi dice che sono pazza quando lo mangio. E quindi non sono mai stata educata a questa cosa. Tutto dipende dall'educazione che si riceve. È vero, è vero. È fondamentale. Se non sbaglio, tempo fa hai fatto una puntata sul peschereccio. Sì, e ti sì. Cioè, hai visto loro come mangiano il pesce. Sì, e quindi sì, che loro sono vivi, quindi vuol dire che certo. Allora, si può mangiare. Assolutamente. Poi se uno mi dice non mi piace il gusto. Certo, certo. Sì, però... Ovviamente noi facciamo una zuppetta cruda, ovviamente leggermente marinata. Quindi questa marinatura non è che lo cucino, però comunque gli dà un sapore un po' più calmo, se si amano le cose morbide, a chi non piace, certo, la tenerezza, certo. Cioè il prodotto crudo dal pesce alla carne è morbido, sì, quindi sì. Io dico sempre, educhiamo anche i nostri bambini ad apprezzare, ovviamente sempre nella sicurezza, certo, perché sempre, insomma sempre. Tutti i ristoratori, ormai, tutti coloro, diciamo, che fanno pesce crudo si muovono nella sicurezza estrema, non lo diciamo più, ma perché comunque è la base al giorno, certo, d'oggi, comunque l'abbattimento del pesce, anzi magari farlo a casa risulta un po' complicato, sì, però comunque col congelatore, se ci si muove prima, un giorno prima, comunque lo mettiamo in congelatore, sì, lo facciamo stare, certo, 24 ore in congelatore, poi lo riscongeliamo in frigorifero con cura, certo, va e bene, riusciamo a risolverlo. Poi se non sbaglio ci sono anche dei prodotti che si possono mangiare, tipo i gamberi, se non sbaglio. Sì, allora sì, sbagliare. Poi ovviamente questo è, apriamo, ripeto, qui apriamo una parentesi bella larga, in questo caso, cioè, secondo me il crostaceo non va abbattuto, cioè sì, si può mangiare crudo, e che ti devo dire? La rana pescatrice secondo me non va abbattuta, il pesce da abbattere dove ci sono le spine e soprattutto che ha sangue, cioè il pesce rosso, pesce, okay, il tonno sgombro, l'alici, il merluzzo, perché in questo caso comunque il merluzzo. Comunque noi dobbiamo essere sempre sicuri e sì, abbattiamo, noi abbattiamo tutto. Tutto, noi abbattiamo tutto. E poi chi è un po' più esperto sa cosa abbattere e cosa non abbattere e come muoversi. Una volta, insomma, mi devi fare una cosa che a me piace tanto. Vai. Il sushi. Il sushi lo facciamo. Il sushi. Lo facciamo. È io buonissimo. Lo faccio, ovviamente lo faccio in chiave occidentale, perché okay, comunque non è una, vabbè, diciamo, perché una nostra tradizione, però anche lì ho fatto alcune ricettine col sushi. Volentieri, l'ho si già può fatto. Fare? L'ho Dai, fatto con che cosa? L'ho fatto sia abruzzese, l'ho fatto un po' italiano, insomma, sì? Diciamo, okay, seguendo un po' tutte le regioni. L'ho fatto con la mortadella e il gorgonzola. Dai. Per assurdo, sì, un po' simpatico, un aperitivo simpatico. Dai, l'ho da fatto provare con il peperone dolce di Altino, grandissimo peperone. Sua l'ho fatto con il baccalà, l'ho fatto con la rapa rossa. Ah, col baccalà è interessante. Sì, sì. Dai, vabbè, chiudiamo questo volta capitolo perché ci dobbiamo, bene, dedicare volentieri a questa cosa, ma la prossima volta me lo fai. Certo. Bene, allora, come vedi, ci sono pesce misto, okay, e abbiamo ortaggi e frutta. Anche questa è una ricetta molto veloce e facile, sì, da preparare. Io, okay, ve lo faccio davanti a voi perché ci vuole 5 minuti a farlo. Bene. Partiamo dagli ortaggi, così iniziamo una, sì, sorta di marinatura. Okay. Quindi iniziamo con pomodoro. Ok. Un pezzetto di pomodoro. Ok. Che tagliamo a dadini. E uno. Ok. Poi prendiamo un pezzetto di peperone. Ma questo è un estratto di frutta. Che cos'è? Allora, questo è il succo del limone, uh-huh, e il succo dell'arancio. Okay. E acqua. Ma dai. Questo è il risultato. Ma che profumo. Che ci servirà per il brodetto. Quanto profuma. Ecco qua. Peperone. Ok. Poi mettiamo la cipolla rossa. Possiamo dire che stiamo facendo una sorta di brunoise di verdure? Sì, una brunoise di verdure. Ok. Questo io è qualcosa non l'ho detto perché giustamente dici tu, poi parli complicato. Dici, mo chi è? Bruno.
cambiamo coltello, cambiamo dai, no, un po' vabbè, più veloci. Ogni tanto dobbiamo dire come si chiama. Certo, sicuramente, sicuramente. Possiamo scegliere se dire brunoise e avere questo fascino francese, oppure dire tocchettini piccolini. Sì, verdure. Ormai abbiamo già fatto qualche puntata insieme, quindi sì. Comunque ci sono delle signore un po' che vedono queste sì. ricette. Quante ne sono e quanto sono brave. E mi dicono, sì, però tu usi termini complicati, fai le ricette complicate. Allora cerco di usare termini e fare ora ricette un po' più semplici. Devo dire che c'è uno dei nostri più fedeli telespettatori che voglio salutare e gli voglio fare gli auguri dal profondo del mio cuore. Si chiama Davide da Silva, ha anche cucinato con noi qualche volta ed è diventato papà. Wow, auguri, di una bellissima allora. Bambina che si chiama Giorgia. Auguri. Quindi voglio fare i nostri più cari auguri a Davide e ad Alessia per questa bambina meravigliosa. Sono stata una delle prime a vedere la foto. Wow. Insomma, sono sempre emozioni meravigliose. Stupendo. Poi io da mamma lo dico veramente, godetevi questa bimba piccola perché passa così velocemente, poi diventano grandi, antipatici. Beh, oddio, dai. Sì. Vabbè, i miei adesso sono una fase preadolescenziale, perché... quindi è un po' così. Però quando sono piccoli sono, sono momenti, un amore. Sì. Sono momenti meravigliosi. Cioè, quando sono piccoli possono fare tutto. Poi sì. se lo fai quando sei grande non va bene. Sì. Sì, vabbè, poi devi comunque così rendere conto anche a loro se a loro piace certo, fare una cosa, cioè è vero, devi, e quando ti sono cambia piccoli un po', ti seguono sì. a prescindere, no? Allora, come vedi, sto tagliando tutte sì. le ortaggi e la frutta. Ortaggi e frutta insieme. Sì. E arriva un profumo incredibile. Okay. Quanto stanno bene insieme. Stanno benissimo, manca un pochino di arancia. Senti che profumo. Arriva un profumo quasi esotico dal mix tra frutta sì. e verdura. Poi c'è comunque... È possibile? Sì, c'è l'acidità del pomodoro, l'acidità della cipolla. Perché l'acidità è importante nei piatti? Ecco, certo. Spiegaci tu perché lo sai spiegare meglio di me. Perché Beh, è importante l'acidità nei piatti? Semplicemente perché comunque non stanca la papilla gustativa e in più comunque dà quella nota al piatto, esatto. quel quid in più, insomma. È vero, no, dà proprio, ma dà anche allora, la possibilità di percepire meglio tutti gli altri certo, sapori. Certo, certo, certo. Andiamo. Quindi è fondamentale, tutti i grandi chef mettono sempre una nota d'acidità. Ecco perché spesso si usa la scorzettina del limone, sì. la scorzettina d'arancia, che non è un vezzo, ci deve stare. Cerchiamo di usarla però con parsimonia. Parsimonia, perché sennò poi andiamo a coprire troppo. Allora, come vedi? Abbiamo fatto questa brunoise di ortaggi e frutta. Io già, abbiamo già così. Spremuto il succo del limone intero, metà sì. arancio e acqua. Ok. Mischiamo tutto. Sì. Ora prendiamo questa brunoise, mettiamo dentro. Che buono! Ok. E ok. Con il cucchiaio. Che poi il periodo estivo è il periodo migliore girata. Per mangiare i piatti crudi. Come vedi. E parcheggiamo. Parcheggiamo. Ok. Ora sono andiamo incantata da questa cosa. Con il pesce. Ok. Molto veloce. Prendiamo lo scampo. Ok. Sgusciamo così vedete anche come facciamo noi al ristorante. Ma dai, io lo sgusciavo al contrario. Lo facciamo noi al ristorante, vedi? Schiacciamo dietro, tac. Mazza che velocità. Togliamo il budellino. Come vedi? Che tecnica, Tiziano. E schiacciamo e ci prendiamo la polpa. Voilà! Prendiamo il piattino e mettiamo lo scampo. In questo caso abbiamo una capasanta. Sì. La tagliamo pezzettoni sì. e mettiamo qua. Ecco, questa secondo me la capasanta è un pesce crudo. Capasanta è più buona, perché altrimenti diventa gigomoso quando andiamo sì. a cuocere. C'è una tecnica per sì. cucinarla. Però così secondo me è meglio. La panocchia. E andiamo a togliere le estremità. Quanto ci litigo io con le panocchie? Le panocchie possiamo... per poterle spolpare devono essere abbattute, congelate e riscongelate. Perché fresche non si... No. Ci ho litigato proprio seriamente sì. una delle ultime volte. Vedi? Facile facile, guarda. Ah sì. Opera. Abbattute o congelate, giusto? Sì. E si sgusciano okay. da Quanto sole. Sono buone però. Tutti gli scarti che io sto togliendo, ovviamente... Non li butti. Bravissima. Li utilizzi per fare fumetti. Facciamo un fumetto, uno spaghettino. Che bello questo non buttiamo gamberone niente. Rosso. Il gambero. Che sono quelli di Mazzara questi? Sì. Quanto sono buoni. Eccolo qua, facciamo lo stesso procedimento. Togliamo lo scampo, togliamo l'intestino, il budellino. Eccolo qua. Ok. Wow. Poi. Puliamo al volo. Poi andiamo con i pesci, rana pescatrice che abbiamo già pulito, ci sì. prendiamo la polpa, pezzettino, pezzettino, come vedi, togliamo la pelle. Questa pellicina e lo tagliamo a metà e mettiamo qui.
Ok. Ci prendiamo la seppiolina che abbiamo già pulito. Ma le seppie, per esempio, quanto sono buone crude? Cioè... Qui la tagliamo a julienne, così usiamo un termine... Sì. Familiare. Familiare, così. Che altrimenti come potremmo dire? Meno familiare? Beh, a striscioline, a listarelle. La julienne ci piace di più, però. Pezzetto di merluzzo nordico. Quanto è buono il merluzzo. Ok. E infine ci mettiamo la triglia. La triglia. Vado troppo veloce? No, va benissimo, vai benissimo. Io sono incantata. Infatti io quando non parlo è perché mi incanto a guardare. Togliamo l'intestino. Qui ci vuole una pinzetta per togliere le lische. Ho fatto un corso di estetista. Sì, dai. Da piccolo così a potevo... saperlo prima. Ok, vedi? Abbiamo messo tutti i pescetti. A questo punto siamo pronti per impiattare, sì. Giusto? Io sono proprio curiosa. Ora ti faccio vedere un passaggio veloce. Mm-hmm. Olio. Sì. Ok. Niente sale, un pochino di pepe. Così. E andiamo a metterci una scorsetta di lime. Sì. Ah, questo ci sta benissimo. Sì, quanto mi bello piace fresco. Il lime, Tiziano, mi piace tantissimo. Bello fresco, così. Ed eccoci qui. E siamo pronti. Siamo pronti. Vai Tiziano, con l'impiattamento. Allora, giriamo leggermente. Sì. Un pochino. Che meraviglia. E andiamo. Mazza, che meraviglia. Io lo dico sempre. Questo termine per me è diventato tanto familiare, ma io mi meraviglio davvero. Cioè. Piattare. Poi ovviamente in base alla quantità, ne mettiamo di più, di meno, sì. Come più vi piace. Sì, sì. Io ne mangerei quintali. No? Io sì, ne mangerei quintali. Sì, beh, poi questo, ecco, perfetto anche per chi ha dieta. Anche? Pochissime calorie, anche. Veramente pochissime, non ci sono grassi, okay. Non c'è niente. E poi andiamo filo d'olio. Con questa marinatura che vedi. Dio, che meraviglia, chef, complimenti, quanto è bello questo piatto. È veramente invitante. Ok. Ma è diventata quasi densa questa salsina, sì. Guarda che bella. Jennifer, abbiamo finito. Io sono senza parole. Pronti? Veloce, veloce come sempre. Complimenti. Tu ci chiedi di essere veloci in ricette facili. Io penso che sia una ricetta veloce, sì. E facile. Bella, gustosa, fresca, leggera e anche dietetica. Grazie, soprattutto. Tiziano. Grazie a voi. E grazie a voi. A domani. Ciao.